Buongiorno e benvenuti su Strade Autostrade Online, io sono Stefano Cavallaro, sono qui al cantiere digitale di Samoter Lab, sono in compagnia di Lorenzo Alberti, Product Specialist di CGT. Buongiorno ingegnere. Buongiorno, buongiorno. Quali sono le novità che CGT presenta in ambito stradale? Allora, innanzitutto la prima novità, la novità assoluta, si tratta del Command for Compaction, un sistema che può essere considerato come il pilota automatico per i rulli da bianco, perché funziona in una maniera molto simile. L'operatore a bordo registra l'area di lavoro tramite l'apposito display, dopodiché imposta i parametri di compattazione, si posiziona sul punto di partenza e la macchina automaticamente esegue la compattazione dell'area di lavoro registrata. Il sistema è un sistema GPS che funziona tramite ricevitori GPS più stazione di terra per avere la massima precisione ed è in grado di svolgere autonomamente, oltre le passate, anche le manovre di posizionamento tra una passata e la passata adiacente. Quali sono i vantaggi di una soluzione di questo tipo? Beh, innanzitutto è una soluzione che permette di ottenere gli stessi risultati in tutta l'area di lavoro, perché la macchina svolge automaticamente delle funzioni che normalmente, diciamo, sarebbero svolte da una mano umana. Quindi poterle eseguire automaticamente e ripetitivamente permette di avere una grande uniformità su tutto il campo. E oltre ciò c'è anche il fatto che, potendo gestire autonomamente anche tutte le operazioni molto ripetitive come le manovre, allevia anche lo stress dell'operatore a bordo, perché i posizionamenti sono tutti svolti in automatico dalla macchina. Quindi la macchina si posiziona anche durante le operazioni di manovra, che sono molto ripetitive, molto macchinose, e quindi, diciamo, allevia anche il lavoro dell'operatore, che chiaramente deve essere presente nella macchina, ma la macchina si muove in autonomia. Quindi di fatto è un po' un supervisore, per quello ho fatto anche l'analogia un po' con una sorta di pilota automatico. E quindi non ci sono errori anche, cioè c'è una precisione, un'uniformità e si evitano errori. Per cui di... Esatto, la precisione è molto grande, soprattutto anche l'uniformità, anche tra una passata, la sovrapposizione tra una passata e quella adiacente è uno dei parametri che vengono impostati, quindi c'è grande precisione sia per la compattazione, che comunque viene ripetuta uniformemente, e anche nella sovrapposizione tra le passate. Quali altre tecnologie e innovazioni troviamo a bordo di queste macchine? Allora, nel cantiere digitale abbiamo visto anche una fresa, una PM620, con equipaggiato un sistema UTS per il controllo della fresatura ad alta precisione. Diciamo innanzitutto che la fresa possiede di suo di un sistema di controllo della fresatura con sensori che possono essere automatici meccanici o ad ultrasuoni. Il sistema UTS è un... La macchina nasce predisposta per l'utilizzo di questo sistema UTS, che di fatto lo legge come legge gli altri sensori e di fatto permette di caricare un progetto e regolarsi automaticamente per avere una fresatura ad altissima precisione tramite proprio il progetto che viene caricato. Bene, io direi che qui dal cantiere digitale è tutto. Ringraziamo Lorenzo Alberti di CGT Italia. E grazie a voi che ci avete seguito, grazie ingegnere. Grazie a voi, grazie.